Arcivescovo Dionigi, alle parole così illuminate del Papa aggiungo ancora qualche parola. 13 anni fa, il 23 settembre 1989, in questo stesso Duomo, ti imponevo le mani per consacrarti vescovo e ti consegnavo solennemente il pastorale segno del tuo nuovo servizio al popolo di Dio. Oggi ho l'onore e la gioia di metterti nelle mani il pastorale stesso di San Carlo Borromeo, che vedrai per esperienza che è molto più pesante. Te lo metterò nelle mani. E sarà segno del tuo ministero episcopale per questo popolo ambrosiano. Prego e pregherò il Signore perché ti sostenga nel portare questo pastorale, così come ha sostenuto me per oltre 22 anni. Prego perché questo popolo fedele ti ascolti e ti segua quando proclami adesso la parola di Dio e insegni la via del Vangelo, così come ha ascoltato questa parola di Dio in tutti gli anni del mio ministero a Milano. Il Signore, pastore grande e sommo di tutti noi, e cito Ebrei 13 e prima Pietro capitolo 5, il Signore, pastore grande e sommo di tutti noi, ci guidi col suo bastone e col suo vincastro, Salmo 23. Ci doni pace e sicurezza e ci conduca ai pascoli della vita che non muore. Amen.